Faccio un autopromo. Aspetta, allora lo recuperiamo magari dopo l'entrata di Andrea Castano di Sia Quotidiana. Buonasera Andrea, perché il mercoledì, come il venerdì, chiudiamo le nostre trasmissioni con la rubrica Punto Trasporti. Ben trovato Andrea. Le Ben trovato a te Andrea, buonasera a tutti. notizie di oggi. Allora, oggi parliamo di un argomento che ha diviso molto gli utenti del trasporto pubblico. L'abbiamo pubblicato ieri, e molti sono stati i commenti da una parte e dall'altra. Allora, il Comune ha da poco pubblicato le statistiche sull'utilizzo delle metro negli anni pre-Covid, non 2020, ma parliamo del 2018 e 2019. E sono emersi dei dati molto strani. Il servizio tra la metro A, B e C è aumentato di circa il 2%, ma di contro i passeggeri sono diminuiti di circa il 3%. Diciamo non tantissimo, però tenete presente che sono 5 milioni e 400 mila utenti all'anno. Il dato è ancora più grave dall'analisi che abbiamo fatto se si va a dividere le varie metro. Partiamo dalla migliore, la metro C. Nel 2019 il servizio è aumentato del 13%, 13,4%. I passeggeri sono aumentati del 15%, cioè 2 milioni e mezzo. Un ottimo risultato dato dal fatto anche che il nodo di San Giovanni è entrato a pieno regime. Poi la metro B, nonostante un lieve miglioramento del servizio nel 2019 più 0,4, si è registrata una diminuzione di circa 1 milione di passeggeri, cioè l'1%. Il calo più evidente è ai due capolinea, mentre crescono sia Ponte Mammolo, dove c'è la stazione anche del Cotral, e il ramo della B1. Per la cronaca, Quintiliani si conferma la stazione meno frequentata di Roma, con una media di soli 3 passeggeri per treno in ora di punta. Cioè, Quanto è questo? Aspetta, praticamente. Andrea, ripeti un attimo, qual è questa? Quintiliani, Quintiliani. 3 passeggeri, vabbè. In media per treno, ma in ora di punta, Poi Ah. sull'ora morbida invece potrebbero anche non fermarsi. La vera catastrofe però è sulla metro A. Nel 2019 il livello del servizio è diminuito di poco, diciamo, l'1% rispetto all'anno precedente, mentre il numero dei passeggeri è crollato di 7 milioni. E nonostante quello che abbiamo detto prima per la metro C, cioè nonostante il dato positivo di San Giovanni, che è diventato nodo di scambio tra metro A e metro C, che ha incrementato da solo 1.700.000 passeggeri. La spaventosa perdita di utenza è legata principalmente alla chiusura delle stazioni, sia Barberini che Repubblica, che tra tutte e due portano 6 milioni circa di passeggeri e in più Baldo degli Ubaldi con mezzo milione. A questo punto, diciamo, io ho dato qualche dato, No, quello Andrea, che. aspetta, ti faccio una domanda. Abbiamo soltanto 2 minuti, ma poi andiamo anche sull'altra notizia e un'osservazione. L'altra volta, quando ci avete portato qui un report più o meno analogo sul trasporto, però sugli autobus, sui bus, qualcuno poi mi ha scritto, diceva, ma certo, ma la gente non è che non ce va, non paga. Allora mi ha lasciato un attimo, no? Quindi qui è diverso perché, oddio, o si può saltare facilmente, non mi sembra, no? Questa è. Persone che poi non è che vanno in monopattino, credo tutte, ma vanno sul No. mezzo privato. È questo il problema. Praticamente, diciamo, questa analisi, ora potete vedere tutti i dati stazione per stazione Sì, invitiamo gli sull'Odissea amici ad andare su Quotidiana. odisseacotidiana.com e trovate le tabelle che mostravamo, ma chiaramente potete vederle bene. Quindi. Quindi il problema è quello, probabilmente la chiusura di queste stazioni ha portato una perdita netta degli utenti, cioè piuttosto che andare in una stazione vicina, ho preferito usare un mezzo di trasporto diverso, che sia l'autobus, il monopattino, ma soprattutto la macchina. Certo. Diciamo, lo scambio dialettico tra i vari utenti era proprio questo: è colpa delle persone che non si adattano, perché comunque ne abbiamo parlato anche qui, i vari cambi e le chiusure delle stazioni sono dovute al cambio delle scale mobili.
che è una cosa che bisognava farla per forza. Però sono più pigro io a non andare nella stazione, oppure è ATAC che fornisce un servizio pessimo, perché comunque, a parte quelle chiusure di guasti nelle stazioni, soprattutto della Aspetta, metro allora, il A. dibattito, diciamo così, è aperto, insomma, vabbè, rimane aperto. Io ho un minuto, se no dalla regia ci tagliano tutte e due. Sarò telegrafico e saluto pure in un minuto. Lunedì scorso in commissione mobilità l'amministratore unico di ATAC, Giovanni Mottura, ha delineato il futuro della flotta degli autobus. Il piano di rinnovo degli autobus, ne sono arrivati circa 600 in quest'anno e mezzo. Per i prossimi 2 anni, a biennio 2022-2024, ci saranno altri 635 nuove vetture, ma contestualmente l'uscita dal parco di mezzi di circa 600 autobus che sono ovviamente arrivati a fine vita. Ovviamente in questo caso è il saldo zero. L'intervento era stato un po' più complesso, adesso diciamo ho Certo. dato No, soltanto vabbè, la allora magari notizia. poi ne riparliamo, però intanto uno fa una sottrazione, dice oddio, sembrava chissà, eh. Saldo Comunque ne zero. riparleremo con calma. Vi ricordo tutti che potete seguire le notizie, l'attività, tutte le preziose, no? Articoli di Odissea Quotidiana, appunto su odisseacotidiana.com. Grazie Andrea, ti saluto, saluto Calandra Tortorelli e Grazie la a te, vostra buona squadra. serata. Grazie.